2013 i consumatori hanno premiato il vetro, tanto che la produzione di contenitori nei primi 10 mesi del 2013 ha ricominciato a crescere con un più 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato arriva da Assovetro, l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro. In particolare, la produzione generale dei contenitori in vetro è stata pari a oltre 3 milioni di tonnellate. Il settore del vetro sta resistendo bene. Dopo una flessione nei volumi di produzione nel 2012, nel 2013 il trend è in leggera crescita, a fine ottobre abbiamo una crescita di circa il 3% che conferma due cose importanti. Primo, che il vetro è il materiale preferito dai consumatori per la conservazione e l'imballo dei prodotti alimentari e delle bevande, e secondo, che il Made in Italy del settore alimentare sta tenendo bene, soprattutto in termini di esportazione, e che quindi è uno dei settori che permette all'economia italiana di resistere, è uno dei settori su cui bisogna puntare per avere una base di crescita futura già a partire dal 2014. A promuovere il vetro ci pensa anche la passata di pomodoro, presa in esame da una ricerca condotta dall'Università di Piemonte Orientale. La ricerca infatti conferma la superiorità dell'imballaggio in vetro nella conservazione degli alimenti. In particolare è stato dimostrato come la conservazione in vetro mantiene inalterate tutte le cose buone che si trovano nella passata, dalle vitamine alle sostanze nutritive fino all'aroma. Il vetro dunque piace ai consumatori ma anche all'ambiente, in quanto è l'unico materiale riciclabile al 100%, e in Italia la percentuale di riciclo si attesta al 71%, oltre la media europea.